Bella a tutti ragazzi, faccio questo brevissimo video come se vi ricordate ho fatto quando è stato scoperto Freezer, che era uno dei 10 partecipanti del settimo universo. Questa è molto importante, proprio 20 minuti fa ho scoperto la notizia e ancora non se ne parla da nessuna parte, quindi adesso lo faccio questo video e lo carico subito. Come avete letto dal titolo, l'unica cosa che vi devo dire è che è stata rivelata, diciamo con quasi al 100%, la trasformazione nuova di Goku. In rete si dice che non è la forma finale, cioè non è Goku Power Breaker o qualcosa del genere, la forma Breaker, quella tutta rossa, che probabilmente sarà lo stadio finale, ma questa è stata annunciata, diciamo che è la parte frontale di quella che era stata ufficializzata un po' di tempo fa. Non so le fonti, però credo che sia una pagina di qualche rivista giapponese e in più diciamo che è affidabile, oppure se è fatto leak è veramente fatto bene, però credo che sia quasi al 100% ufficiale. E infatti vediamo in basso a destra, come potete vedere, vediamo il terzo capitolo del manga che dovrà uscire in Giappone e qui da noi verso la fine dell'anno, credo. Quindi è fatto veramente bene e credo che questa sia la vera trasformazione di Goku, non quella finale, ma almeno abbiamo una fonte, diciamo, abbastanza attendibile. Per dire brevemente, vediamo quest'aura di un colore che non abbiamo mai visto, quindi molti storcevano il naso proprio per questo, perché ha quest'aura che non si è mai vista di questo colore. E poi la cosa che mi piacciono di più, a discapito dei capelli, che sì, sono carini, però non sono tutta questa bellezza, e gli altri dicevano anche che non è l'ultima forma, ma è la forma, diciamo, di preparazione, la forma quella rossa, perché nella opening si vede che ha i capelli tutti dritti, mentre qui non ce li ha. Quindi probabilmente sarà una forma di transizione dove ci stanno alzando i capelli e poi ci sarà la forma rossa che conosciamo tutti. Ma la cosa che mi è piaciuta di più sono gli occhi. Vedete queste pupille con questa cosa a forma tipo di gatto, tutte di questo colore chiarissimo, e mi piace tantissimo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, l'ho fatto come ho detto abbastanza velocemente, lasciate mi piace e rimanete su questo canale per altre novità sulla nuova trasformazione e in ambito di manga in generale, soprattutto io tratto Dragon Ball, quindi vi riporterò le notizie di questo fantastico manga e anime. Ci vediamo ad un prossimo video, ciao!